abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Suburban Grill per la nuova puntata di Grigliate Urbane Summer Edition. Oggi prepariamo un piatto d'eccellenza, il Tomahawk, che prende il nome proprio dalla sua forma, che ricorda l'ascia da guerra dei nativi americani. Lo prepareremo in cottura diretta e vi mostreremo la differenza con altri piatti cucinati nelle puntate precedenti con la tecnica del reverse searing. Per questa preparazione ci affidiamo a due partner di eccellenza. Venecu, che ci fa provare il suo beef dry rub creato appositamente per la carne di manzo, abbinato ai suoi fiocchi di sale di Cipro. E Antiche Carbonaie, con i suoi carboni naturali di cui non riusciamo più a fare a meno perché sono il supporto ideale per ogni griller. Vi lasciamo alla preparazione del piatto. A tra poco, buona visione! Prendiamo un tomahawk di Angus irlandese. Pesa circa 1,5 kg ed è ricco di infiltrazioni di grasso. Asciughiamo con della carta la condensa residua per agevolare la reazione di Maillard. Come legante per le spezie utilizziamo la senape. Quindi pennello da cucina e copriamo per bene l'intero tomahawk. La senape, raggiunte le alte temperature, perde le sue proprietà organolettiche e quindi non influisce sul gusto che avrà la carne. Cosa invece che fa in modo fondamentale il rub che scegliamo. E noi utilizziamo sempre rub di eccellenza. Questa volta usiamo il beef dry rub del nostro partner, Venecu, creato appositamente per la carne di manzo. E subito percepiamo un profumo molto intenso, dato dal mix di ingredienti selezionati a base di sale medio, zucchero integrale, paprika dolce, pepe nero, erbette fini, ginepro, senape, pimento, cardamomo e infine un pizzico di cipolla come esaltatore di sapidità. Dopo averlo applicato in modo omogeneo su tutta la carne, la lasciamo riposare in frigo almeno per 8 ore. Prepariamo il barbecue urbano e ci affidiamo al nostro partner, Antiche Carbonaie, con i suoi carboni naturali calabresi. Questo spettacolare carbone biologico si è dimostrato già eccellente per cotture lunghe, indirette e con affumicatura, ma è anche perfetto per cotture tradizionali dirette, come questo caso. Infatti questo carbone raggiunge facilmente la temperatura desiderata, che varia a seconda della quantità che ne inseriamo. Brace ardente e procediamo quindi alla cottura diretta del nostro tomahawk. Dopo 2 minuti lo ruotiamo di 90 gradi. E dopo altri 2 minuti giriamo sull'altra faccia. Faremo quindi una cottura di 4 minuti per lato, con rotazione a 90 gradi ogni 2 minuti. Dopo gli 8 minuti mettiamo in piedi sull'osso il tomahawk e completiamo così la cottura, fino al raggiungimento dei 54 gradi al cuore. Possiamo quindi rimuoverlo dal barbecue urbano. E ancora bollente applichiamo una spolverata di fiocchi di sale di Cipro di Venecu.
che durante la fase di rest si scioglieranno, contribuendo ad aumentare notevolmente il gusto della nostra carne. Dopo 15 minuti di riposo possiamo finalmente iniziare ad affettare. Spettacolo di morbidezza e di profumo. Notiamo subito la differenza rispetto alla stessa carne cucinata in passato con la tecnica del reverse searing. Mentre man mano che si raggiunge il cuore della carne, si arriva a un intenso colore rosso fuoco. A differenza del reverse searing, in cui si ottiene un colorito omogeneo dall'esterno fino all'interno della carne. Oltre al colore, con la cottura diretta, la carne conserva ancora un po' della sua tenacità. Noi consigliamo di provarle entrambi e scegliere in base al proprio gusto personale, perché in ogni caso ci troviamo davanti a due piatti di eccellenza della cucina barbecue. E buon appetito dai Sud Urban Grill!